Visto forse un drago scettico passare, era un drago che sputava fuoco e andava alla stazione. Prendeva il primo treno per il suo paese. Fermati, fermati. Hai visto un uomo che chiedeva aiuto, scarpe rotte e pantaloni di velluto, era a due passi da te. In compagnia di una scimmia bianca con stivali di vernice che faceva i conti senza calcolatrice. Fermati. Capisco, non li hai visti, d'altra parte ci bombardano di immagini, privandoci dell'immaginazione, senza scrupoli. Mi dicono che un tempo era più facile, col vento in poppa e spinta regolare, ad oggi suona un po' come un simoro. Trovarsi in una rete a navigare, io credo che la sinestesia del mare non si riesca a provare. E non abbiamo vergogna di noi stessi, non facciamo altro che autocelebrarci. Proprio oggi che parliamo di comunicazione, abbiamo perso l'abitudine alla conversazione. Fermati. E del tuo cuore ascolta i battiti col cuore per immergerti nel mare più profondo senza limiti. Incontri una sirena, dalle un bacio e portala con te. Sii pure errante viaggiatore, fai pure più chilometri che puoi. Se li percorri con la tua sirena, sicuro più lontano arriverai. Però di tanto in tanto fermati, fermati. Desidera le mete che t'aspettano, ascolta le canzoni che emozionano, dimentica chi hai già dimenticato, è come il palombaro quando è in mare, ricordati da dove sei partito, ti servirà per dove vuoi arrivare. Grazie alla Conventicola degli Ultramoderni per averci ospitato. Grazie a tutti voi che siete venuti. Grazie davvero di cuore. È stato bello essere qui. Hanno suonato con me la parte grave di tutto. Ma proprio grave grave, ma grave nel senso di frequenze. Direttamente da Monteverde, Roberto Battilocchi.
il ragazzo che non va a elettricità ma va a batteria, direttamente dalla Trinacria, precisamente da Avola, alla batteria, Marco Motta. Alle parole, alle suggestioni, alla fantasia, alla creatività, è un onore averla qui, Marta Bianco. Alle sue canzoni, alla voce, al pianoforte, ai testi e alle musiche, Giacomo Genova! Grazie a tutti voi per essere stati qui. Abbiate cari i vostri sogni. Yeah.